torna Profumo di Carta, la rassegna culturale del comune di Isola Vicentina. 12 incontri con l'autore, una lectio magistralis e una mostra degli artisti Federica Zanlucchi e Andrea Bigoni. È la sesta edizione, con tante anticipazioni e anteprime. Dal nuovo episodio di Alice Allevi, l'anatomopatologa di Alessia Gazzola, all'attentato alle Torri Gemelle raccontato da Giancarlo Marinelli. Alessandro Piperno, con la consueta maestria, narra le vicende di un figlio infelice del nostro tempo che scopre un segreto del suo passato, mentre Marcello Fois spiega come Cuore di Edmondo De Amicis abbia inventato gli italiani. Cinzia Tani racconta 11 donne straordinarie e altrettante assassine e la redenzione del boia più noto d'Europa. Il giornalista Sandro Gerbi ricostruisce la vita di successi e cadute di Lisa Sergio, traduttrice dei discorsi di Mussolini. Marianna Aprile esordisce nella narrativa con la sua Virginia Rocchi, alle prese con una vicenda della Seconda Guerra Mondiale. E ancora il mistero di un libro che legherebbe Dio all'uomo, presentato da Marcello Simoni, e la riscoperta di Carlo della Corte nel suo grandioso affresco sulla Venezia tra le due guerre, proposto da Ronzani Editore. Grande attenzione anche per l'ambiente, con lo sguardo sui cambiamenti della natura, suggerito da Daniele Zovi, e i grandi interrogativi sul futuro del pianeta in un'opera di crowd writing coordinata dagli accademici Andrea Segre e Ilaria Pertotte. E in epoca di dominio del web e dei social network, lo scottante tema della manipolazione delle informazioni affrontato da Antonio Nicita. Gli incontri inizieranno alle 20:30 nella settecentesca Villa Cerchiari, sede della Biblioteca Comunale. Profumo di Carta vi aspetta, ambizioso, moderno, vivace, ma ancora e sempre innamorato dei libri e della carta. Bene, eccoci qua. Buonasera a tutti. Io sono Maria Bertoldo, uno degli assessori del Comune di Isola Vicentina. Vi porto i saluti da parte di tutta l'amministrazione, della Giunta e del Sindaco Francesco Gonzo. Bene, siamo a questa bella serata di questa sesta edizione di Profumo di Carta. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite l'accademico, il giornalista e lo scrittore Alessandro Piperno, che ci raggiunge, se non erro, direttamente da Roma. E quindi ci fa il piacere di essere qui a presentare il suo nuovo libro pubblicato per Mondadori. E viene moderato sempre dal dottor Stefano Ferrio, anche egli giornalista e scrittore, e che è una conferma appunto della moderazione di Profumo di Carta, quindi nostro ospite già riconfermato. Bene, allora io non posso che augurarvi una buona serata, non prima però di avervi, come dire, dato un piccolo accenno sulla mostra che vedete esposta. Ogni anno Profumo di Carta ospita una mostra di artisti diciamo locali, o comunque quest'anno, anzi anche diciamo del Nord Italia. E quest'anno quindi le opere che vedete sono di Zanlucchi e Bigoni, due ragazzi di classe 94 che hanno appunto ci hanno fatto il piacere di presentare le loro opere qui da noi. Vedete, sono tutte opere accomunate dalla stesura su carta, quindi questo è un po' il tema ricorrente in queste opere. Se vi fa piacere, poi insomma sono tutte in vendita, quindi per maggiori informazioni basta che scrivete un'email alla biblioteca. Bene, io vi ringrazio e vi auguro una buonissima serata. Pronto? Mi sentite? Sì, ok. Allora, care amiche e amici di Profumo di Carta, buonasera. È un piacere essere qui di nuovo con voi. È una bella consuetudine per me ormai avere a che fare con questa manifestazione che sicuramente nel Vicentino è attualmente, anche per mancanza di concorrenza forse, ma comunque le fa molto onore, è l'unica manifestazione dedicata alla letteratura che abbia una sua dignità, una sua consistenza, una sua ricchezza di proposte. Tant'è vero che ogni anno arrivano sempre scrittori più affermati
più apprezzati, come il caso questa sera di Alessandro Piperno, che ho, confermo le parole dell'assessore, il piacere e l'onore di introdurre, autore di questo nuovo libro, Di chi è la colpa? Avete fatto attenzione a come l'ho pronunciato, di chi è la colpa? Senza domanda, senza punto di domanda in fondo. Ecco, cercherò in questo mio intervento di intrigarvi, come si suol dire con un verbo un po' romanzesco, di portarvi dentro le atmosfere, i personaggi, la scrittura di Alessandro Piperno, senza indulgere troppo nella trama, perché che sia un giallo o non sia un giallo, ritengo che sia sempre un estremo piacere scoprirla da parte del lettore, ma dandovi così dei cenni che possono essere utili per una vostra conoscenza, un vostro primo approccio a questo libro. Seguo una traccia per non divagare, che non amo divagare, e volevo iniziare inquadrando di chi è la colpa. Di chi è la colpa ha una prima frase che recita: e gli altri? Oh, gli altri erano lì per bellezza, come cactus nei film western. Non c'è dubbio che sia un inizio che fa da fede delle conoscenze letterarie e di intrattenitore dell'autore, perché indubbiamente questa domanda sugli altri, posta dall'io narrante, perché il Piperno in questo libro sceglie la prima persona, il cimento della prima persona, e pone subito questa domanda degli altri. Quindi una relazione fra il protagonista e gli altri che all'inizio, a dire la verità, sembrano uno sfondo artificioso, artificiale, sono come i cactus dei film western. E naturalmente questo, per chi ha una certa età, sicuramente io posso dire di averla, fa venire alla mente i cactus, che erano sicuramente dei protagonisti più che delle comparse, facevano parte del western, addirittura tornavano in tutte le vignette di Iacovitti piuttosto che di altri autori, c'era sempre il cactus. Cactus vuol dire western, vuol dire frontiera, vuol dire terra di nessuno, e gli altri che come cactus appaiono in questa terra di nessuno danno l'idea che altri però possono essere delle creature quasi posticce. Ci interroghiamo su questi altri. Ebbene, dopo un viaggio, perché come tutti i romanzi che si rispettino, di chi è la colpa è un viaggio, arriviamo, e questo senza anticiparvi nulla della trama, a pagina 424, in cui ci imbattiamo profondamente in un altro. Quando Piperno scrive: il palpito di eternità che chiediamo ai visi amati e che raramente ci viene concesso, le aveva illuminato gli occhi di una luce a tal punto vivida e familiare da risvegliare un sentimento che evidentemente giaceva in una parte di me, tanto solitario quanto inaccessibile. Questa è una frase che testimonia della caratura dello scrittore Alessandro Piperno. È scritta in un italiano fluente, dove apprezziamo questa caratteristica della scrittura di Piperno. Io sono un lettore, non so dire se pigro, ma comunque che tendo a soffermarmi dove sento una qualche inciampo, torno indietro, e non amo molto tornare indietro. Ebbene, vi assicuro che nel libro di Piperno, se sono tornato indietro è solo per rigustare determinati passaggi, perché la fluidità della lingua che avete sentito in questa frase è tale da trascinarvi all'interno di meccanismi narrativi. Ora, prima, adesso avete inquadrato, siamo partiti da questi cactus, da questa dimensione di solitudine di fronte all'alterità dei cactus, e siamo arrivati a questo palpito di eternità. L'eternità è una condizione che ci è negata, e aggiungo per fortuna, in quanto non saprei cosa fare nell'eternità, e però ogni tanto nella nostra vita ci capita di avere
l'impressione che qualcosa possa durare più di quell'attimo di orologio in cui si consuma, e sono questi palpiti di eternità che affidiamo alle persone care, di solito alle persone che hanno un ruolo, un peso nella nostra vita. In questo caso il personaggio di Francesca, che chi legge avrà modo di conoscere e anche di amare, perché è un personaggio molto amabile, fa scaturire questo palpito di eternità, il momento in cui il tempo si ferma, e la letteratura ha questo potere di soffermare la nostra attenzione su quei momenti in cui il tempo dell'orologio smette di esistere e il tempo letterario diventa il tempo della vita, un palpito di eternità, uno sguardo. Per arrivare a questo palpito di eternità, il personaggio, il protagonista, ha dovuto compiere un percorso, un viaggio. E questo viaggio è condensato in quello che è l'autentico incipit del libro, perché prima ho detto la prima frase, non ho detto l'incipit. L'incipit è il titolo, che è di chi è la colpa, affermativo. Quindi, finalmente, una buona volta, non c'è di chi è la colpa, who done it, come dicono i giallisti inglesi, no? E questo tormentone, chi è il colpevole, chi ha ucciso questo, chi ha portato il virus, chi ha inquinato la banca, chi ha inquinato la falda acquifera, chi è stato mai, io penso che sia stato quello, no, è stato quello. Basta, pietà. Pietà. Non ne possiamo più, io almeno non ne posso più, dei vudanniti, di chi è la colpa al punto interrogativo. Sono un consumato lettore di gialli, ancora mi capita di leggere degli ottimi thriller, però questo ingolfarsi di domande su chi è il colpevole, di chi è la colpa, e invece no, Piperno ci dice di chi è la colpa. Ovviamente non sta a me dirvelo, ammesso che io sia in grado di dirvi di chi è la colpa, però il romanzo è costruito come la requisitoria di un PM, di un pubblico ministero, non è il detective che cerca appunto chi è il colpevole, è un giudice che argomenta di chi è la colpa, porta a disposizione dei lettori giurati delle prove, diciamo, che sono affidate alla letteratura, e esprime questo proposito di dirci di chi è la colpa. Ora voi capite bene che siamo di fronte a una fascinazione che scaturisce dal titolo che appare in copertina e poi confermata all'interno del libro sin dei primi capitoli. Il romanzo racconta l'educazione sentimentale e la formazione di un io narrante, di un ragazzo che noi... Questa è una cosa molto affascinante del libro. Percepiamo essere vicino a noi. Allora, la storia, vi dico solo, siamo a Roma. L'ambiente è quello di una borghesia medio-alta, nel senso che il protagonista appartiene a una borghesia media, ma ha a che fare per le sue origini ebraiche con una alta borghesia ebraica romana. E siamo proiettati in questo ambiente che abbiamo la sensazione che sia a noi familiare, anche se fatichiamo a collocarlo storicamente. E questo è un dato molto importante. Tanto è vero che passano centinaia di pagine, questa è stata la mia esperienza di lettore, prima che a un certo punto la folgorazione. Questo ragazzo che conosce la vita attraverso un difficilissimo rapporto con i genitori, figlio unico di due genitori molto impegnativi, è lui genitore dei suoi genitori ed è un ruolo che capita a tantissimi di noi, come ha anche argomentato un grandissimo psicanalista come James Hillman. E a un certo punto accadono delle cose, c'è un contrasto molto forte fra l'ambiente familiare in cui vive e quello della famiglia della madre che lentamente si disvela, e a un certo punto arriva addirittura una datazione ben precisa, perché l'io narrante racconta di essere stato alla finale degli internazionali di tennis nel 1985, e quindi c'è anche una data ben precisa, credo 19 maggio 1985,
la finale fra Yannick Noah, grandissimo tennista francese, e mi pare Miroslav di nome Messier, detto Gattone, perché gli esteti del tennis apprezzavano in lui queste movenze feline, questi colpi un po' ritardati ma efficaci, con cui riusciva a mettere in difficoltà qualsiasi grande avversario. E abbiamo quindi una datazione all'improvviso, e questa datazione è una rivelazione, perché a quel punto questo passato è molto più remoto di quello che in realtà appare, perché sì, questi personaggi vestono, parlano di cose che assomigliano alle cose di cui parliamo noi, ma a quel punto ci accorgiamo che in realtà la gran parte del racconto, quasi la totalità del racconto, è ambientata in un prima di che ci riguarda tutti. In questo racconto non c'è internet, non c'è la rete, non ci sono, c'è una sola volta la parola app, e secondo me ad arte è stata messa nell'ultima pagina, e non ci sono connessioni, non ci sono followers, non ci sono, c'è un presente barra passato a noi vicinissimo, eppure lontano. Avete presente chi ha vissuto, si telefonava nelle cabine, si doveva andare a cercare le cabine telefoniche, bisognava coprire distanze per raggiungere, distanze fisiche per raggiungere gli altri, i famosi altri che come cactus appaiono all'inizio del romanzo. E bisognava percorrere, ed era faticoso, ma era anche ogni volta in qualche modo consolatorio, perché si aveva la certezza di aver raggiunto fisicamente qualcuno, molto più facilmente di oggi, che siamo virtualmente, ipoteticamente connessi con chiunque, con il mondo intero. E a questo punto ci accorgiamo che questi personaggi sono calati in questo, lo posso chiamare, presente remoto. Appartengono ancora a noi, fanno parte di questa, i genitori del protagonista sono dei borghesi illuminati, non tanto, neanche tanto, dei borghesi di sinistra più o meno dichiarata, che frequentano intellettualmente determinate atmosfere. Il padre, chitarrista mancato, con questa grande passione per il rock che trasmette puntualmente, per fortuna, al figlio. La madre, personaggio sicuramente affascinante, perché tutti ci chiediamo, e lui per primo, cosa ci fanno insieme questi due, perché molto donna, molto chic, molto distaccata, molto professoressa di matematica nella vita oltre che in aula. E quindi noi vediamo che noi a questo punto possiamo collocare in un presente remoto la storia del protagonista di Chi è la colpa, il quale protagonista nella struttura narrativa scelta da Piperno adotta la prima persona. E cosa significa la prima persona? Instaurare una relazione con il lettore, che viene esplicitata, per esempio, ora vado a pagina 77, si legge: anche se forse prima di continuare una cosa bisognerà precisarla. Se lo faccio adesso, out of the blue, è per fornire al lettore qualche utile coordinata, aspettandomi che a tempo debito, non appena le cose inizieranno a precipitare, saprà farne l'uso che riterrà opportuno. Quindi non solo una complicità, ma è anche un'anticipazione che viene data, perché ad arte viene messo questo verbo delle cose che precipiteranno, che in qualche modo avranno un'impennata dal punto di vista narrativa, o affronteranno un precipizio, cadranno, si srotoleranno di fronte a noi, crolleranno dei muri, verranno meno delle difese. E questo meccanismo ci consente di affrontare assieme all'autore, che non a caso sappiamo essere un grande cultore del romanzo vittoriano, del romanzo ottocentesco, e ci sono delle citazioni ben precise su George Eliot, che è la famosa scrittrice che io, come tanti, abbiamo scambiato per un uomo e confondevamo con Thomas Stearns Eliot, il grande poeta, finché abbiamo scoperto essere
non ho problemi a dirlo perché insomma sono incidenti di percorso che capitano a chiunque, finché ho scoperto, come molti di noi, che invece era una donna e una grande scrittrice di cui credo che il professor Piperno potrebbe ammanirci delle grandissime e meravigliose lezioni. Era uno pseudonimo, esatto, era uno pseudonimo maschile che nascondeva l'identità di una scrittrice inglese dell'Ottocento. Ebbene, qual è, dove ci porta la complicità che si instaura con l'autore Piperno? A indagare una delle cose più affascinanti che ci è stata data in dote, le genealogie, da dove veniamo, quali sono i nostri avi. Ora, il protagonista ha a che fare con due genitori per certi versi sgradevoli e Piperno non nasconde che tale sensazione suscitano in questo figlio. Io ho trovato di grande umanità questo, perché è una cosa che abbiamo provato in tanti, credo, a prescindere dall'amore che noi abbiamo, non mi dilungo sul significato della parola amore filiale, genitoriale, o comunque dal legame, ecco, così ci capiamo meglio, che ci ha unito i nostri genitori, ma molti di noi hanno sofferto. Io penso molti si sono vergognati dei loro genitori. Io ho visto a volte mio figlio vergognarsi di me da ragazzo, l'ho visto proprio chiaramente, perché i figli sono i principali censori dei genitori, sono i principali giudici dei genitori, sono sempre portati a riconoscere in loro la colpa di esistere, di averli generati, di averli messi al mondo, di sbagliare e di non doversi comportare in modo... C'è una bellissima pagina in cui il protagonista va a mangiare il gelato con la madre e si vergogna della goduria con cui questa donna mangia il gelato fino a impiastricciarsi le labbra. Sono tutte cose che appartengono all'infanzia, fanno parte della dolorosa condizione dell'infanzia. Ebbene, le genealogie, il DNA, i nostri predecessori sono un argomento di straordinario fascino. È vero che noi tendiamo, soprattutto in questo presente, a guardare al futuro, a interrogarci su chi saremo, la fantascienza, Blade Runner, i film di Kubrick, le astronavi, avendo poi l'impressione che, almeno a giudicare da come è cominciato il XXI secolo, poi non è che le cose collimino granché. È vero che esercita su noi un grande fascino, ma volete mettere con lo scoprire da chi veniamo, da quali stupri per esempio veniamo, che sicuramente ci sono stati nella nostro DNA, da quali casualità, da quali matrimoni forzati, da quali violenze domestiche, da quale nobiltà, da quale povertà, da quale miseria, da quale plebe veniamo. E c'è uno dei passi più belli del libro di Piperno, almeno che io ho trovato veramente di bellezza folgorante a questo proposito, che dice, arrivo subito, coltivare morbose curiosità genealogiche è un'esigenza naturale in qualsiasi essere umano. Le origini ci emozionano in un modo non meno vertiginoso degli enigmi posti dal futuro fantascientifico. La macchina del tempo rimane la più agognata delle invenzioni impossibili, persino più dell'elisir di eterna giovinezza o del teletrasporto. Questo viaggio nel passato si rivela si rivela fonte di rivelazioni dolorose, perché la conoscenza spesso implica dolore, implica sofferenza, implica perdita, in quanto per una serie di meccanismi narrativi il protagonista, questo narrante, questo ragazzo, entra a contatto con la famiglia della madre. La famiglia della madre che è per lui all'inizio uno shock e poi una progressiva scoperta. E naturalmente questo ha a che fare con quella che era la dimensione familiare dell'autore, che ha nel suo DNA delle origini ebraiche ben precise e conosce a fondo, per averlo vissuto in prima persona, una certa cultura delle famiglie ebraiche romane e anche di quelle di un certo lignaggio. E questa traumatica scoperta conduce il protagonista in una
assieme alla sua famiglia in una china particolare che non sto ad anticiparvi. E lo specchio che gli viene proiettato davanti di questa rivelazione familiare porterà a dei fatti drammatici, avvengono dei fatti drammatici, anche tragici. La cosa, per arrivare verso il compimento della mia introduzione, la cosa affascinante del romanzo di Piperno è che in uno dei suoi romanzi precedenti era intitolato Dove la storia finisce. E allora sì, mi viene da aggiungere un punto di domanda. Dove la storia finisce? Perché in realtà, una cosa che ho trovato veramente affascinante, è che nella terza parte del romanzo, nella parte finale, in cui il protagonista si separa da entrambi i genitori in modo molto drammatico, con esiti diversi per il padre e per la madre, si trova a essere adottato dalla ricca famiglia dei sacerdoti, si chiamano così il cognome, che è la famiglia da cui proviene la madre. E quindi inizia a frequentare ambienti per lui prima estranei e a un certo punto rivela al pubblico di aver adottato i panni dell'impostore. Quindi di essere uno che, ritrovandosi a contatto con un ambiente a lui apparentemente estraneo, ha saputo ha trovato modo di adattarsi a questo ambiente, di diventare addirittura un protagonista. Addirittura quando entra in una scuola privata diventa una specie di eroe, perché prende posizione contro un fascistoide che va a parlare durante un'assemblea, inventandosi una genealogia di ebrei martiri che in realtà non gli appartiene, e inventa questo ruolo dell'impostore che dà una virata al romanzo e che ci proietta in una dimensione del tutto nuova. E questa è un'impressione mia. I romanzi sono per convenzione delle forme che a un certo punto bisogna chiuderle. Però ho avuto l'impressione, che magari poi l'autore potrà smentirmi in tal senso, che forse sarebbe andato avanti volentieri, o che magari un domani potrà aggiungere qualcosa a questa storia, ma questa è un'illazione personale che magari lui smentirà nel modo più drastico. Perché in questa parte finale, in cui compare il tema dell'impostore, e in cui si comincia a capire come certi fili di questa requisitoria compiuta da Piperno cominciano a delineare un verdetto finale, un esito, che ha molto a che fare con la letteratura, tanto per darvi un suggerimento, e si ha l'impressione che siano nate nella creatività del romanzo che si dipana delle nuove forze. Per esempio, prima chiedevo a lui di questo personaggio, questo Federico Montenuovo, che sembra aspirare quasi a diventare protagonista di uno spin-off, di un romanzo a parte, perché è talmente eccessivo, talmente ridondante, e il fatto che appaia verso pagina 350-400 ci spiazza, ci apre nuove prospettive, no? Ci invita a nuove riflessioni. Ebbene, in realtà, quando sono arrivato alla fine del percorso che il protagonista conduce attraverso questa indagine genealogica delle sue origini, della famiglia, attraverso un amore e un flirt, diciamo, un amore molto importante con questa Francesca e un flirt molto giovanile con una belloccia di nome Sofia, che naturalmente diventano esperienze di iniziazione alla vita. Alla fine sì, sono tornato indietro perché ho sentito che da qualche parte questo romanzo era incominciato, non tanto dalla prima pagina quanto da una sensazione legata a un'infanzia che viene riscoperta e viene rivissuta e che si condensa in una delle frasi più belle
di Chi è la colpa, dei passaggi più belli di Chi è la colpa, in cui abbiamo tutti gli elementi, molti degli elementi di cui vi ho messo a parte, trovano la loro condensazione. Ed è questo passaggio. I calzini caldi di termosifone che mi infilava prima di tirarmi giù dal letto e consegnarmi al freddo inverno della vita erano tutto quello di cui avevo bisogno. Il guaio è che tali riguardi, invece di scioglierli, contribuivano a infittire i misteri della sua identità. A rigor di logica, questa fatina dell'alba era la stessa furibonda Gorgone che aveva fatto le ore piccole a insolentire mio padre. Ora vedete che in queste sette righe c'è tutta una famiglia che vive in queste righe. La madre che si occupa di accudire con questi calzini caldi di termosifone il figlio, le tracce di questo litigio ennesimo e puntuale litigio notturno con il marito, e però una condizione di abbandono di questo bambino che si abbandona a questo rito delle calze in cui trova pace per quel momento, anche se continuando a interrogarsi sul fatto che questa amorevole madre sia la stessa persona simile a una creatura un po' più mostruosa che ha avuto a che fare prima con il padre in questi interminabili litigi notturni. Questo è di Chi è la colpa. Dopo ci sono delle chicche di eleganza sparse per tutto il libro, ci sono molte citazioni nella prima pagina, a meno che io ho avvertito come tali. Nella prima pagina c'è a proposito degli altri, dove sono tutti quanti, no? Che questa domanda di Fermi che fa di fronte all'universo, che è il culmine dell'antropocentrismo, in quanto un genio come Fermi pensava che ci fossero esseri simili a lui quando si domanda dove sono tutti quanti. In realtà se qualcosa c'è è molto diverso da noi, sicuramente molto diverso da noi, non ci assomiglia per nulla. Siamo noi che pensiamo che in tutto l'universo ci siano dei bipedi che girano come noi, che fanno le case, le città e quant'altro, no? Oppure c'è una bellissima citazione di Piccolo Mondo Antico, che a un certo punto viene citato proprio il titolo in una frase del libro. Oppure ci sono reminiscenze come della musica di Supertramp, che addirittura danno il titolo Breakfast in America a una parte del libro ambientato in America, quando il protagonista fa un viaggio assieme ai suoi parenti ricchi in una New York prima solo sognata e poi esperita di persona. E tutti questi elementi concorrono a fare di Chi è la colpa un romanzo come ci si aspetta di leggere nel 2021. Grazie. Buonasera, anzitutto. Volevo per prima cosa ringraziare molto Stefano. Sono, come dire, ammirato dalla sua eloquenza e anche dai mille figli e dalle mille suggestioni che ha tratto dal mio libro e che io cercherò, insomma, nel tempo che ho così, un po' a casaccio, di riannodare. In modo, direi, anche, insomma, senza nessuna forma di... senza nessuna didascalia, ecco, mettiamola così, ma proprio attenendomi più o meno a quello che hai detto, e anche per rendere il colloquio un po' più interessante. E partirei proprio dall'ultima notazione, diciamo, all'atere che hai fatto, cioè quella sul fatto che probabilmente avrei potuto non smettere mai di scrivere questo libro con infinito sdegno dei miei editori, diciamo, che mi stavano alle calcagna da diversi mesi se non anni, anche che l'avrei dovuto consegnare 3 anni fa, ma poi
mi dilungo sempre, anche perché tutto questo, vi assicuro, è molto bello, piacevole, girare, parlare del proprio libro, ricevere qualche onore, vendere delle copie, i soldi e tutto, la TV, i giornali e via dicendo. Però insomma, la ragione per cui uno fa questo mestiere è per fare questo mestiere, quindi per stare quei 5 anni con il tuo libro all day long, per quanto mi riguarda anche all night long. Quindi in realtà sì, non sei il primo, anche diciamo amici, colleghi, amici lettori, diciamo così, addirittura un caro amico che è un famoso regista, mi ha detto: hai finito mentre stavo iniziando a divertirmi, cioè sarebbe andato avanti altre 300 pagine. Ed è vero in effetti che ho raggiunto, al di là della qualità del libro che non sta a me giudicare, ma ho raggiunto una tale familiarità con la voce di questo personaggio che sicuramente potrei fargli fare qualsiasi cosa, insomma. E quindi forse, visto che poi a un certo punto c'è un'enorme ellissi temporale, lui passa dai suoi 18 anni direttamente, sta quasi vicino alla tomba, anzi è circondato da varie tombe, insomma quei 40 e passa anni forse sarebbe stato bello riempirli in qualche misura, però insomma è andata così. E va bene così, e poi il massimo scrittore francese del Novecento, che si chiamava Marcel Proust, riferendosi al massimo scrittore francese dell'Ottocento, diceva che la cosa, che è Flaubert almeno sia per me che per lui, diceva che la cosa più bella che Flaubert avesse fatto non era una frase, ma era uno spazio bianco, un semplice spazio bianco, quello che divide nell'educazione sentimentale la scoperta da parte di Frédéric che Sénégal è un bastardo, ha il momento invece appunto in cui Frédéric invecchia, insomma, cioè un'ellisse temporale nella buona narrativa può produrre molta più emozione di 1000 parole e 1000 pagine. Quindi alla fine non mi pento di aver omesso tante informazioni sul mio personaggio, a cominciare dal nome. Venendo a quello che dicevi, diciamo che sono stato guidato mentre scrivevo questo romanzo, i cui elementi di trama direi di tenerceli per noi, li abbiamo dati così per un po' per assodati, però da due questioni che in qualche modo sono state entrambe evocate da Stefano e che mi stanno particolarmente a cuore. Poi ce n'è una terza che aggiungerò dopo. La prima è questa idea, appunto, che esprimo sin dal titolo, di chi è la colpa, e ti confesso che anche lì è stato per un rimorso di coscienza che ho tolto il punto interrogativo, insomma. Quindi diciamo che anch'io ho capito che non aveva senso porlo come questione, come domanda, ma aveva più senso metterlo come affermazione. In realtà quello che Stefano vi ha taciuto è che è un'informazione in qualche misura ironica, nel senso che non si riesce realmente a capire di chi sia la colpa. Anzi, ammesso che questo libro possa essere considerato in qualche misura anche un giallo, non può esserlo considerato, però insomma c'è una questione di sangue che diciamo, l'idea era esattamente quella di non fornire al lettore nessuna indicazione precisa su chi sia il colpevole, per il semplice fatto che le cose, almeno per me, funzionano così. E che non c'è nulla, per esempio, parlando di cose che non hanno niente a che fare con il mio libro, se non di sguincio, non c'è nulla di più settario, insensato, capzioso di quelle che noi chiamiamo le verità processuali, perché in fondo sono delle verità che non hanno nessun valore oggettivo, sono questioni che riguardano appunto le scelte di alcune persone particolari che si sono basate su determinati indizi. E allo stesso tempo, diciamo, mi interessava sia questa questione appunto del colpevole che alla fine non esiste, no? O che ci sfugge,
o che scegliamo soltanto per convenienza, ma poi c'era anche un'altra cosa che mi ossessionava. Probabilmente, perdonate se lo butto sul politico, mi ossessionava anche perché veniamo da anni in cui diverse forze politiche, non solo in Italia, ma direi nel mondo, penso per esempio a Trump, hanno amato guadagnarsi il consenso colpevolizzando il prossimo. E quindi di chi è colpa per, come si diceva, della pandemia, di chi è colpa se non c'è lavoro negli Stati Uniti, e ogni volta si identificava un determinato colpevole. Ma al di là del dato politico c'è anche il dato molto più, insomma, quello più quotidiano che tutti ci riguarda. Non so voi, ma io devo per forza dare la colpa a qualcuno per stare bene. Cioè, se mi capita una cosa spiacevole, se si perde un oggetto a casa, io immediatamente do la colpa a mia moglie. Cioè, non posso evitare di farlo, perché se questo oggetto è scomparso senza la volontà di mia moglie o senza la mia volontà, è come se si aprisse una voragine, una vertigine di insensatezza con cui noi non riusciamo a convivere. È quello che mi capitava quando ero ragazzo, da neopatentato, e il traffico romano è un mostro imperscrutabile di cui nessuno sa né l'origine né la fine. E mi ricordo che quando c'erano dei traffici spaventosi non c'era nessuna ragione per cui ci fosse, io davo la colpa a mia madre. Ma mia madre non era lì, qual era la colpa di mia madre? Di avermi messo al mondo, di avermi fatto prendere la patente, di avermi dato una macchina, di avermi portato a vivere in un quartiere trafficato. Insomma, era assolutamente inutile che io dessi la colpa a mia madre. Però è come se, quando noi siamo nel traffico, l'idea che non ci sia alla fine di un ingorgo qualcosa, un lavoro in corso, un incidente, ma che si scioglie così, ci lascia sgomenti perché abbiamo bisogno del colpevole. Passando su un piano, diciamo, più alto e più drammatico, la cosa che mi colpisce sempre molto quando sono, come chiunque faccia il mio mestiere, morbosamente attratto dai fatti di cronaca, anche quelli più pieni di orrore e di sangue, e ogni tanto mi capita, naturalmente con la pietà che reclamano certe scene, di assistere a dei, non so, parenti delle vittime di un efferato delitto, che per prima cosa al giornalista indiscreto che prova a rubargli una battuta dicono: noi vogliamo giustizia. Dicono questa frase, la dicono tutti. E in realtà non vogliono giustizia, quello che vogliono è un colpevole. E li capisco, per le stesse ragioni che dicevo prima, perché l'idea che non esista un colpevole è un'idea che per noi è vertiginosa. Cioè, è come se ci lasciasse soli al mondo. L'idea che le cose accadono perché accadono e che non c'è niente dietro, non c'è nessun sotterfugio della sorte, è qualcosa che noi non riusciamo a sostenere. Diciamo che questa idea mi ha, che mi ossessiona da sempre, perché riuscire a non dare colpa a nessuno, o al limite darla a se stessi, o al limite darla alle circostanze, quindi è come dire: non è colpa di nessuno, le cose potevano andare altrimenti, ma sono andate così. Vi assicuro che è un esercizio spirituale degno di un gesuita, cioè nel senso che non è una cosa facile da fare. E mi ha appunto seguito per tutta la stesura di questo libro. Naturalmente questo libro non è un romanzo, quindi è pura narrativa, quindi c'è il divertimento del racconto, dello stile, dell'ordito, della composizione, perché poi chi fa questo mestiere interessa più quello, non sono un monaco zen che deve darvi dei consigli sulla vita, insomma. Però diciamo che questa linea mi ha guidato e ho messo su un diabolico, spero, almeno marchingegno narrativo, in cui appunto questo ragazzo che nasce in una famiglia all'inizio piccolo borghese, più che medio direi quasi piccolo borghese, no? Perché il padre è pieno di problemi economici, eccetera,
parecchio disfunzionale e senza, come giustamente notava Stefano, senza alcuna genealogia, cioè tendenzialmente tutti noi, per quanto abbiamo famiglie scalcinate, sappiamo chi è il nostro nonno, il nostro bisnonno, più o meno sappiamo collocare, ma l'idea di nascere in una famiglia in cui ci sono soltanto due persone, venute le quali tu finisci in orfanotrofio, anche questo è abbastanza vertiginoso. E questo è chiaramente un omaggio ai miei amori vittoriani, nel senso che i romanzi di Dickens sono pieni di bambini lasciati soli a se stessi. Dicevo che questo bambino cresce in questo contesto appunto iperdisfunzionale e litigioso, assediato da mille fantasmi, dai debiti e via dicendo, e finché improvvisamente scopre che la madre invece viene da un altro contesto sociale che è quasi contrario. La bellezza di una ricca famiglia ebraica romana con una splendida casa all'Aventino che dà sui fori, con la servitù, con le vacanze a Cortina, con i riti, quelli più squisiti anche della liturgia, no? Della liturgia ebraica, il Kippur, il Pesach e tutte queste cose qua. E allora lì c'è un altro, qui sì, veramente la colpa, e allora lì c'è un altro sentimento a cui tra l'altro Stefano faceva cenno, un'altra di quei sentimenti inconfessabili che però una volta nella vita tutti ci ha animato. Se arrivasse un genio della lampada e ti dicesse: vuoi sostituire i tuoi genitori con genitori molto più belli, molto più fighi, molto più ricchi, molto più affettuosi? Che fai? Diciamo che un certo moralismo puritano ci porta a dire: ma per carità, i miei genitori sono i miei genitori. Però insomma, diciamo che il meccanismo narrativo di questo libro, il meccanismo romanzesco, mette il mio protagonista nella possibilità, a un certo momento, a fronte di una tragedia però sconvolgente, di poter fare questo salto, passare dall'essere figlio di nessuno a essere un figlio della buona società romana, ebraica, in anni particolarmente belli, edonisti, come appunto gli anni Ottanta. Ed è alla fine la scelta che lui farà. Una scelta che ha a che fare, come giustamente diceva Stefano, con l'impostura. L'impostura perché lui, per farlo, sarà costretto a cambiare nome, a diventare ebreo, a fingersi ebreo, sebbene lui in senso stretto non lo sia, e soprattutto a ripudiare i suoi genitori. Nel senso che lui dirà che i suoi genitori erano il padre era un ambasciatore che era morto in un incidente aereo in Africa, cioè gli costruisce pure una fine che è molto più chic di quanto non sia stata la reale fine dei genitori. E lui è come se reinventasse la sua vita, naturalmente a costo di senso di colpa che lo perseguiterà per il resto dei suoi giorni. Ecco allora che, riannodando i fili appunto di questo libro, si può dire che questo libro è proprio dominato da questi due sentimenti che in qualche modo sono diversi ma molto intrecciati, ovvero il sentimento della colpa, così come ho cercato di espolverlo, e questo sentimento che è il suo parente più stretto, che è il sentimento dell'impostura, no? Perché, sapete, l'impostura non è un sentimento, non è un atteggiamento più che un sentimento, non è un sentimento, è un atteggiamento. L'impostura non è un atteggiamento che ci deve soltanto far pensare ai grandi impostori della storia della letteratura ottocentesca. Al più famoso di tutti, che sicuramente conoscete, è il Conte di Montecristo, no? Il Mondantes, che appunto prende un sacco di panni, tra cui quelli del Conte Montecristo, per consumare nel modo più spietato la sua, tra l'altro, stralegittima vendetta. Non è solo così. L'impostura è quella cosa che ci perseguita un po' tutti.
nel senso che noi nel fondo di noi stessi sappiamo di non essere chi costantemente fingiamo di essere, però in realtà non facciamo altro che fingere, perché non c'è modo di interagire con il prossimo se non attraverso dei panni che, in cui alcuni stanno bene, altri un po' male, ma che in ogni caso sono dei panni posticci. Io non sono uno scrittore, lui non è un giornalista, io sono Alessandro, lui è Stefano. Ed è così che funziona. Ci sono delle bellissime pagine nell'opera filosofica più nota di Jean-Paul Sartre, che si chiamava L'être et le néant, l'essere e il nulla, dove a un certo punto Sartre fa un esempio folgorante, celeberrimo d'altra parte. Lui, per dimostrare come appunto la nostra coscienza è sostanzialmente equivale a nulla, a niente, cioè che è una coscienza nuda, e come tutto quello che noi crediamo sia la nostra più intima coscienza invece è una costruzione artificiosa, fa un esempio del cameriere parigino, il cameriere è quello che serve nei bistrò, no? Che è un'immagine mitica, il garçon, il famoso garçon. E che oltre a essere una figura di antipatia, direi quasi antonomastica, è anche una figura che ha certe movenze. E lui, Sartre, da par sua, descrive con grande acribia, no? Il gesto di tenere il vassoio in un certo modo, di versare l'acqua e il vino in un altro, le smorfie che fa con la bocca, i passi e via dicendo. E Sartre si chiede, ma lui è quella cosa lì o sta giocando a fare il cameriere? È una sorta di teatro, il teatro della sua coscienza e il teatro della società in cui lui recita la parte del cameriere. Naturalmente la risposta la lascio a voi, ma è evidente che la risposta è che lui non è quello, che quella è una recita. Non so se vi è mai capitato, io sono un grande frequentatore di vecchi ristoranti di tradizione romana, no? Tra cui uno molto celebre che porta mio omonimo, che si chiama appunto Piperno Montecenci, famoso per i carciofi e la giudia. E insomma, frequento diversi ristoranti. Naturalmente ormai inizio a essere un po' più maturo, sono un ottimo cliente e godo di una qualche notorietà, e quindi ormai ci sono dei vecchi camerieri storici che mi conoscono, buongiorno professore, bla bla bla, eccetera, così, con cui ho quel classico rapporto che uno intrattiene con i camerieri di un vecchio ristorante di tradizione. E poco tempo fa, proprio a inverare quanto dice Sartre, mi è capitato di vederne uno di questi camerieri di un ristorante che si chiama Il Caminetto in Viale Parioli, e di vederlo uscire da una farmacia vestito in borghese. Mi ha preso un colpo. Non credevo che lui esistesse al di là della sua giacca bianca con cui mi serve da 30 anni. E allora pensavo, ma forse anche lui va al ristorante e verrà servito. Cioè. E io, per me lui era il cameriere del caminetto. E però non è che per me è diverso. Io sono un professore all'università, ogni tanto i miei studenti mi avvicinano e io ora ho 50 anni, però ricordo perfettamente quando ne avevo 22 ed ero studente, e certe volte avrei quasi la sensazione, quando loro mi dicono professore, di rispondere, ma che me stai via per culo? Ma come professore? Ma non sono professore, ma io sono uno studente, andiamo a giocare a calcetto. Dico tutto questo per dire che in realtà l'impostura che naturalmente in questo romanzo, essendo un romanzo, viene drammatizzata, in realtà è l'impostura che ci riguarda, l'impostura che fa parte di tutti noi. L'ultima cosa che vorrei dire, poi se vuoi aggiungere qualcosa la aggiungi, è un'altra cosa del tuo discorso che mi ha colpito molto, che è questo discorso sulle genealogie, no? C'è questa scena meravigliosa con cui si chiude appunto il romanzo che ho più amato nella mia vita, che è La Recherche di Proust. Questo narratore, Marcel,
tizio che assomiglia un po' a Proust, ma non è Proust, diciamo così. E dopo molti anni, dopo la prima guerra mondiale, torna a Parigi, dove, perché è andato a curarsi in una clinica che si capisce quasi una clinica psichiatrica, insomma, non si chiamavano così all'epoca, ma erano cure nervose, no? E sono passati molti anni, tenete conto che tutto questo avviene dopo 3.000 passapagine, quindi il lettore della Recherche è già impratichito con quel mondo, però sono passati molti anni. E lui entra in casa, nella sua casa parigina, lui è un uomo ricco, mondano, che ha raggiunto, non ha raggiunto un grande successo da un punto di vista delle sue ambizioni artistiche, ma invece ha raggiunto un grande successo dal punto di vista delle sue ambizioni mondane, e trova un invito dei principi di Guermantes, che sono la quintessenza dell'aristocrazia francese di quegli anni, proprio con una genealogia quasi merovingia, no? E vabbè, decide, non ci va da un sacco di anni, decide di andare, va a questa festa, all'ennesima matinée Guermantes, ne aveva frequentato un sacco, eccetera, così. E entra in questo salone e improvvisamente si guarda in giro e vede tutte le persone con cui era stato giovane. E c'è Monsieur de Charlus, che Proust dice sembrava che avesse il piombo nelle scarpe e la neve sui capelli. Poi a un certo punto c'è un'altra signora che gli si fa avanti, che è diventata orrenda. E naturalmente si è distrutto, tutto non ha più nessun senso, non ha più nessun valore, no? È come se lui stesse facendo l'esperienza più tragica che il tempo ci consegna. Ecco, è in quel momento che il narratore della Recherche ha un'intuizione formidabile, cioè il fastidio che lui prova nel vedere come si sono ridotti i suoi amici diventa molto più cocente nel momento in cui si chiede come i suoi amici vedono lui. È in quel momento che lui capisce di essere vecchio. In quel momento che lui capisce di essere un'altra persona. Ma un'altra esperienza che fa, e qui veniamo a quello che dicevi, è il fatto che è come se tutte le persone lì, e ditemi se questo non vi è mai capitato di esperirlo a vostra volta, si fossero trasformate nel frattempo nei loro genitori. Lui stesso, gli altri, come se gli atavismi della genealogia agissero su di noi. È come se noi avessimo uno spazio di libertà che di una trentina d'anni, ma poi uno torna a essere il proprio padre, la propria madre, e non solo da un punto di vista fisico, ma anche nelle piccole meschinerie, nelle idiosincrasie, no? Uno da ragazzo fa il rivoluzionario e poi quando a un certo punto si ritrova a essere come sua nonna. Ecco, questa incapacità di liberarsi dalle catene della genealogia è una cosa che mi affascina tantissimo e che da sempre verso nei miei libri e che mi fa pensare alle famiglie, la chiuderei così, alle famiglie come il vero film horror della nostra vita, diciamo. Grazie. Niente, è stato veramente incantevole ascoltarti parlare di Proust e di autori così grandi, Flaubert, Sartre. E forse ho una domanda ancora da farti, ma penso che magari anche qualcuno del pubblico magari può cogliere l'occasione, come si suol dire, per rivolgere una domanda a Alessandro. Non è mai facile, è vero, non è mai facile. Certo. E allora, finché magari voi ci pensate, volevo chiedere ad Alessandro quel discorso che facevo, quale
consonanza o dissonanza trova in quel discorso che facevo prima, che riguarda proprio l'attualità stretta, no? Questo terzo millennio che è iniziato e si sta sviluppando al di là di molte profezie che avevano immaginato determinati scenari, e che in qualche modo, da un certo punto di vista, sembra che ci faccia addirittura regredire, mentre da altri punti di vista forse ci fa sviluppare in un modo che non è così, non fa così notizia, no? Perché leggevo una stupidaggine. I morti per incidente stradale in Italia sono diminuiti, credo, del 500-600% dal 1970 ad oggi. Ma questa è una cosa che non gliene frega niente a nessuno. E ci sono tante cose in cui noi progrediamo, ma che scompaiono all'orizzonte perché non sono più interessanti. E quindi anche questo fa parte. Probabilmente noi viviamo in un'epoca in cui abbiamo vissuto e esperito dei cosiddetti progressi, perdonami questo termine molto così brutale, ma tanto per capirsi, e nello stesso tempo io credo che molti di noi, da un anno e mezzo a questa parte in particolare, abbiamo a che fare con un mondo molto enigmatico e molto sfuggente, no? Anche questa fioritura di complottismi che ormai ci circonda da tutte le parti, perché, chiudo, ora, un conto è discutere di fronte alla cronaca e dire ci sono i dati, i contagi, eccetera, ma un conto è trovarsi in una stanza, io che mi sono vaccinato, se no non sarei qui, e che quindi credo nel vaccino, credo è una parola grossa, mi sono affidato al vaccino e alla scienza, e di fronte a me un Novax. I miei argomenti contro i suoi. E non se ne dà fuori, io ho provato. E è una continua contestazione, Io contesto lui dicendogli che tu argomenti sul nulla, non hai la prova di niente, e lui continua a rimandarmi, no, ma perché, se no doveva essere così, doveva essere colà. Ecco, e questa è per dire, e non vorrei tanto entrare in questo argomento, di quanto fragile, quanto liquido, quanto fluido è il mondo in cui ci è dato in sorte di vivere in questo momento. E mi piacerebbe da un romanziere come te avere un colpo d'occhio su questa realtà. Io guarda, a costo però di deluderti, ti deludo allora. Ho sempre una certa difficoltà, a parte che ho una certa difficoltà a parlare di massimi sistemi, ma proviamo a farlo. Però ho sempre una certa difficoltà a provare a capire e a giudicare anche da un punto di vista emotivo il momento storico in cui mi trovo, nel momento in cui mi ci trovo, perché esattamente così come abbiamo dimenticato, come dici tu, i progressi che abbiamo fatto per esempio evidentemente nel costruire delle macchine più sicure, così molto spesso abbiamo dimenticato quanto epoche che oggi tendiamo retrospettivamente a trasfigurare fossero percorse da incertezze non meno coscienti di quelle che oggi ci sembrano insormontabili, no? Noi oggi abbiamo il problema dell'ecologia che ci sembra il problema numero uno, per cui che potrebbe mettere fine, diciamo, alla storia umana. A parte, non so neanche se lamentarmene di questo, ma questa è una mia considerazione, diciamo, cinica. Però, insomma, se pensi come vivevano negli anni 50, negli anni 60, e come, io mi ricordo gli articoli di Moravia che leggevo sull'Espresso, che parlava del pericolo nucleare come di un'ansia che toglieva il sonno a intere generazioni. È un po' come quando noi trasfiguriamo le epoche
in cui le cose funzionavano, in cui l'arte era bella, ma se tu, per esempio, visto che prima parlavo di classici francesi, se leggi le lettere che scriveva Baudelaire negli anni 50, 40, 50 nell'Ottocento, assomigliano alle lettere che oggi leggi in qualche blog letterario, in cui ci si lamenta del fatto che la letteratura ormai è morta, la poesia non c'è più, che c'erano epoche migliori di quella attuale. E quello era Baudelaire, il massimo poeta francese, se non lo sapeva lui che stava nel posto giusto al momento giusto. Per questo ti dico, ho qualche difficoltà a riconoscere una straordinarietà in questa epoca. Sicuramente è peculiare, così come ogni epoca è peculiare, però non so se è vero che noi siamo più irrequieti di quanto fossero i nostri predecessori. Per esempio, questo non c'entra niente, ma ve lo dico così all'atere, io sono tutto fuorché un demagogo, sono un professore abbastanza distratto, perché sono preso dalla scrittura che è la mia vita, e quindi non è che sia uno, capito, lo scrittore, non sono il professore dell'attimo fuggente, quello che sta sempre e che cambia la vita dei suoi studenti, più che altro mi limito a promuoverli, a bocciarli. E quindi ve lo dico da un punto di vista non demagogico. Io trovo gli studenti, per esempio, dell'ultima generazione meglio degli studenti della generazione precedente. Questo te lo confermo. Ah, cioè i ragazzi di oggi sono fichi, sono più liberi di come eravamo noi, sono meno razzisti, sono più aperti, sanno le lingue, viaggiano. Non sono ipersindacalizzati, ma fanno anche lavori umili, cosa che... Cioè io mi ricordo quando io facevo l'università, quando io vinsi il dottorato, una mia amica fidanzata all'epoca, diciamo così, che aveva fatto il dottorato con me, io vinsi il posto all'università, lei vinse il posto a scuola, era disperata per aver vinto il posto a scuola. Roba che oggi credo un mio studente per un posto a scuola si butterebbe dalla finestra. Per dire come sono più... Quindi, insomma, non penso che tutto stia andando peggio, almeno da questo punto di vista. Certo. Sì, no, sono d'accordo. E quello che mi colpisce è la straordinaria sfuggevolezza, l'enigmaticità di quello che ci circonda. Non avverto un'onda pessimista sommergermi, però... questo naturalmente riguarda la mia vita, la mia esperienza rispetto ad anni precedenti. Qui probabilmente avevo anche lo sguardo più ovattato da molti pregiudizi o ideologie o quant'altro. Oggi che questo sguardo si è probabilmente anche più disincantato, sono più colpito dai fattori enigmatici e dai fattori sfuggenti. Che... È sicuramente un'epoca enigmatica, però ti ripeto, quando ci sei con i piedi dentro è difficile giudicare. Certo. Certo. E comunque concordo sulle generazioni giovani, io seguo con grande passione le compagnie dei miei figli e trovo delle cose diverse rispetto alle abitudini che avevamo noi, ma qui ci addentreremo in discorsi che esulano dal nostro incontro. E trovo che le ultime generazioni siano molto... con i piedi per terra soprattutto, ecco, questa è una cosa che forse sfugge. Sono abituato da subito ad aver avuto una vita più dura, perché sono nate in momenti di decrescita economica invece che di crescita, per cui hanno subito fatto i conti con una certa durezza, mentre fino agli anni 90, inizio del 2000, sembrava che fossimo destinati a una crescita perpetua, continua, a una moltiplicazione eterna di pane e di pesce, invece tutt'altro, e quindi sono perfettamente d'accordo. Ecco, stavo proprio per dire, intanto un'ispirazione è venuta al signore qui in seconda fila. Ecco qua, arriva il microfono. Volevo fare una domanda allo scrittore Piperno, qua che leggo, più che sui libri, lo leggo sul Corriere della Sera, sulla lettura, in genere la domenica, dove è ospite fisso di solito. Quello che volevo chiedere era questo, è una domanda anche forse banale. Cioè, l'ebraismo... Non ho capito. No, l'ebraismo, sì. Come gioca questo fattore di essere parte, penso nel caso suo, di una storia millenaria
e che secondo me ha dentro un propellente incredibile. Cioè, lei come sente questa cosa abbinata alla scrittura? Grazie. La ringrazio della domanda che probabilmente comporterebbe, per avere una risposta esaustiva, 15 conferenze a Gerusalemme, dovremmo andare insieme con il rabbinato. Sì, spero anche spiritoso. Devo dirle che io non ho un rapporto risolto con la mia parte ebraica, con la genealogia ebraica, proprio per quello che dicevo prima sull'impostura, cioè molto spesso ho l'impressione di appropriarmene in modo un po' losco e autopromozionale, insomma, proprio perché non mi sfugge il fatto che esista una relazione strettissima tra la letteratura, direi, perché come si suol dire, quello del libro, così dice sempre mio padre, perché in realtà la prima cosa che tu impari da ebreo non è il catechismo, ma l'alfabeto, cioè gli ebrei erano alfabetizzati anche quando la maggior parte dell'umanità non lo era, insomma, quindi questo rapporto con il libro è un rapporto stretto che nasce immediato, che ti arriva dal passato, che ti ossessiona, questa idea per esempio della formazione, questa idea dell'istruzione, è una cappa che grava su molte famiglie ebraiche che io conosco. Per quanto mi riguarda, credo che la mia intera ispirazione letteraria nasca da questo rapporto conflittuale che ho con il mondo ebraico. È un conflitto un po' strano, nel senso che quello incazzato sono solo io, non credo che gli ebrei siano, cioè gli ebrei con cui ho una costante comunicazione, abbiano la stessa animosità nei miei confronti. E allo stesso tempo però credo che in questo senso sono davvero un ebreo, nel senso che non c'è nulla di più ebraico di un conflitto perpetuo, di una dialettica perpetua, no? C'è quella famosa battuta che dice che se su un'isola ci sono tre ebrei, poi ci sono due ebrei, poi ci sono tre sinagoghe, perché una per uno per l'altra, una perché è contro l'uno e contro l'altro, insomma. Addirittura qualche anno fa fu invitato a un festival a San Francisco, che veniva organizzato un festival ebraico ogni due anni, e un anno mi invitarono, e insomma era un contesto molto bello, c'erano anche scrittori, diciamo, molto più importanti di me, alcuni dei quali americani, e feci un dibattito così con un grande scrittore ebreo americano che si chiama Nathan Englander. E alla fine di questa cosa lui mi portò, dice: ti porto a vedere un posto davvero strano. E mi trovai in una sinagoga riformata di ebree lesbiche. E quindi ho detto: ma cioè, come funziona qui? E qui funziona che sono tutte ebree, tutte lesbiche, quindi non ci sono uomini. La rabbina è una lesbica a sua volta, e naturalmente possono avere dei figli, perché insomma, o per natura o anche, e dice, hanno il serio problema che se rinasce il figlio maschio non può venire a sinagoga. Cioè, diciamo che l'ebraismo ha delle complessità che possono anche scantonare molto spesso appunto nella comicità, come in questo caso, cioè era una sinagoga veramente spassosa. Chissà quanti conventi femminili cattolici hanno invidiato questa condizione. Altre domande? Buonasera, professor Piperno. Un paio di domande. Nei suoi romanzi,
quanto ritiene importante la conoscenza dei luoghi che descrive, delle ambientazioni sociali, delle relazioni delle persone. E la seconda domanda è: in quale epoca storica vorrebbe essere nato e vissuto? Ho tutte e due le risposte. Allora, io sono presto una cura maniacale nei confronti degli ambienti sociali, sono molto studioso e credo che l'interesse del romanzo, così come lo intendo, che probabilmente alcuni mi accusano di fare, diciamo così, romanzi eccessivamente tradizionali con una allure, diciamo così, ottocentesca, non è quello che credo che i miei romanzi siano ipercontemporanei e hanno però un debito con la tradizione. Però una delle cose sicuramente per cui amo certi grandi romanzi dell'Ottocento è proprio per questa cura maniacale nei confronti del dettaglio sociale. Dettaglio sociale significa che nel momento in cui tu, le faccio un esempio, questo libro, c'è un lungo interludio che si chiama Breakfast in America, in cui racconto la storia del questo ragazzino che viene appunto da questa famiglia miserabile, povera, che in un certo momento incontra uno zio facoltosissimo che esaudisce come Aladino, come la lampada d'Aladino, il suo sogno di bambino, e all'età di 15 anni prende, insieme agli altri nipoti, lo porta 10 giorni a New York facendogli fare una vita tra lussi e smodati e via dicendo. Quando scrivevo quelle pagine, mi sono costate molto, cioè ci sono un'ottantina di pagine, ci sono stato sopra quasi un anno, per dirla quanta cura metto, a un certo punto mi sono chiesto, vabbè, sono cose che conosci piuttosto bene, perché mio padre, quando io ero piccolo, più o meno avevo l'età del mio personaggio, lavorava molto negli Stati Uniti, quindi a me capitava, non dico spesso, ma talvolta, di andare negli Stati Uniti, quindi conosco gli alberghi dove si andava, i posti dove si mangiava. Tra l'altro lì c'è tutta per esempio una gastronomia ebraica che mio padre frequentava, che io amavo molto, tipo Carnegie Deli, Katz, insomma, quei posti dove facevano il pastrami buonissimo, eccetera, i bagels con il salmone, lo storione buonissimo, da Green Grass mi pare si chiamasse, insomma, tutta questa roba qua. Insomma, scrivo queste pagine basandomi sui miei ricordi di allora, finché non mi rendo conto che sembrano la Lonely Planet anni 80, ed era un problema serio. E allora ho in qualche misura dovuto completamente reinventare queste scene. Mi sono inventato due telefonate tra lui e i genitori, prima con il padre e prima con la madre, che dà in retrospettiva l'aspetto di quel mondo. Ora, al di là di questa questione tecnica che esula dall'altro dalla sua domanda, però le dico che questo escamotage mi ha dato la possibilità e l'agio di recuperare, anche se in retrospettiva, alcuni dettagli che per me sono assolutamente indispensabili per dare il senso di una storia, per me, per qualsiasi romanziere degno di questo nome. Ogni tanto mi capita di vedere dei film dove ho la sensazione che ci siano delle sciatterie da un punto di vista filologico sul vestito, degli anacronismi. Sono cose che improvvisamente che mi irritano molto e che cancellano la poesia, l'incanto. Cioè, credo che la magia e la filologia abbiano dei contatti molto più stretti di quanto non si creda. Quindi sì, io sono un lavoro molto sul dato sociologico, al punto tale che ho difficoltà a muovermi dal mio mondo, perché devo parlare di quello che più o meno conosco. E una riflessione che facevo l'altro giorno tra me e me, anzi no, la facevo durante una presentazione,
che però è emersa improvvisamente, è questa, cioè che tutti i personaggi dei miei romanzi, dal primo, da Con le peggiori intenzioni, Di chi è la colpa, che è l'ultimo, potrebbero tranquillamente andare a cena insieme, cioè nel senso che vivono nella stessa città, frequentano gli stessi locali, più o meno sono della stessa generazione, vengono dallo stesso milieu sociale. Cioè non è detto che un certo giorno, quando se mi stuferò di fare questo mestiere o quando capirò che non lo posso più fare, non decida di chiudere il conto con la mia sorte, diciamo così, di narratore, immaginando un libro dove un po' come in Otto e mezzo tutti questi personaggi si rincontrano in qualche modo, perché appartengono allo stesso milieu. E va bene, questa è la domanda. La seconda domanda: io potessi nascere, mi piacerebbe nascere in un racconto di John Cheever, cioè mi piacerebbe nascere nell'America di Eisenhower, anni 50, Mad Men, no? Gli uomini con i grandi cappelli, l'ipocrisia, la classica ipocrisia puritana, diciamo di facciata, siamo tutti, non ci sono adulteri, non la fedeltà coniugale, eccetera, però dietro invece un sacco di adulteri, le sigarette, i martini, insomma quel mondo lì mi affascina moltissimo. E poi quel senso di euforia post-bellica, insomma. Lei ci ha detto prima che il suo scrittore preferito dell'Ottocento è Flaubert, e io volevo chiederle cosa ne pensa dell'opera di Émile Zola, nel senso che, sentendo parlare di ambienti sociali e di racconto degli ambienti sociali, ho ricordato che una trentina d'anni fa ho letto un sacco di libri di Zola, mi piacevano molto, adesso li ricordo vagamente, però L'Assommoir, La Région, Terrasse Raquin, La Fortuna di Rougon, cioè c'era tutta una storia di ambienti sociali e quindi di interesse quasi fotografico, no? A scoprire un po' il mondo che stava intorno. E quindi mi è venuta proprio questa domanda, visto che lei poi insegna anche letteratura francese: cosa ne pensa dell'opera di Zola? Beh, chi sono io per giudicare l'opera di Zola, mi verrebbe da dire, nel senso che parliamo di uno dei massimi narratori francesi del XIX secolo e forse non solo del XIX secolo. Le due cose che posso dirle sono queste. La prima è che l'idea geniale di Zola, che naturalmente non era neanche un'idea sua, ma veniva, diciamo, anche dagli studi che venivano fatti in quegli anni, insomma, il positivismo si occupava proprio di questo concetto che gli stava particolarmente a cuore, dell'ereditarietà, no? Che lui applica in modo quasi scientifico nei suoi romanzi. Rougon Macquart, questa grande serie di romanzi, è proprio la storia di una genealogia. E quindi Zola, insomma, per chi non lo sapesse, quando intende l'ereditarietà in questo modo: se tu sei alcolizzato, ci sono buone probabilità che lo sia tuo figlio, lo sia tuo nipote, e non se ne esce. Se tu fai la prostituta, ci può essere buone probabilità che tua figlia faccia la prostituta e tuo figlio non se ne esce. Quello che dicevo prima, naturalmente questo sul piano macro, perché parliamo di vizi e inclinazioni profondamente distruttive come l'alcolismo e la prostituzione. Sul piano più banale invece è quello che dicevo prima, cioè che noi pian piano scopriamo in noi, riveliamo in noi i vizi dei nostri genitori, è come se in qualche modo, anche e soprattutto quando non ci sono più, è come se volessimo celebrarli retrospettivamente, anche forse mossi dal senso di colpa, e ci comportiamo esattamente come loro, quindi se papà era tirchio diventi tirchio anche tu e via dicendo. E in questo senso credo che l'opera di Zola sia assolutamente geniale. Quello che di Zola non amo, se devo essere proprio sincero, è il dato fortemente ideologico. Cioè, la mia idea della narrativa è un'idea che si avvicina molto più a quella di Flaubert, perché credo che l'esercizio artistico sia un esercizio gratuito. Credo che sia un esercizio che non serve a niente.
La mia idea è quella di uno che costruisce, credo di averla scritta anche qua dentro, è quella di un che fa marionette, che costruisce delle marionette inutili per un figlio che non ha e che non vuole avere, capito? Cioè, questo per me è l'idea che mi muove a scrivere romanzi. E invece in Zola c'era questo desiderio, da un lato, di dire la verità e dall'altro di denunciare una determinata situazione. Ecco, io ho difficoltà a denunciare qualsiasi cosa. Ciò detto, ci sono dei romanzi assolutamente meravigliosi, tipo L'Assommoire, meraviglioso, e poi lui ha fatto una delle cose più belle dal punto di vista per me letterario che siano mai esistite, che è J'accuse, la lettera che lui scrive per denunciare, con cui inizia l'affaire Dreyfus: io accuso le forze armate, io accuso il Presidente della Repubblica, io accuso le forze reazionarie. E questo famoso numero dell'Aurore, che vendette tipo 500.000 copie, che erano numeri colossali, e che poi tra l'altro lo portò anche alla morte, perché probabilmente è stato avvelenato a causa di questo, e poi ci ha finito in galera, insomma. Ma al di là del dato della denuncia, che mi interessa, trovo splendido da un punto di vista retorico, cioè questo io accuso, è una cosa che trovo un'anafora geniale. Però insomma sì, lo amo molto. Buonasera professore, intanto non è neanche tanto una domanda, una riflessione, intanto complimenti perché sono un suo affezionatissimo lettore, per cui grazie. Fa molto piacere poterla avere qui stasera. E una riflessione volevo condividere con lei: quando io leggo i suoi libri mi sento sempre trasportato in un tempo che non è il mio presente. Io avevo di lei un'idea prima di stasera, guardandola in TV, eccetera, come di un grande inattuale, sostanzialmente. E mi ritrovo di fronte a una persona che me lo conferma abbastanza. E lo dico come un grande complimento, sia chiaro. Tra l'altro condivido con lei la passione per le vecchie ristoranti, qualcosa che qui stanno anche scomparendo perché c'è voglia di finti marmorini e di menu fusion, ma lasciamo stare. Inattuale nel senso che, allora, io devo ancora leggere di chi è la colpa, però da quello che diceva Stefano Ferio prima nella sua bellissima introduzione, mi sembra di capire che ci sia una sorta di visione del presente che parte dal passato, o perlomeno che possa uscirne come morale. Però in ogni caso è un libro che non è presente, che non è nel presente, che parla di un passato. Noi siamo a Vicenza, almeno io vengo da Vicenza, che è la terra di uno dei più grandi pessimisti del Novecento, come Goffredo Parise, e uno dei più grandi inattuali anche. Ecco, si riconosce in questo, avete già parlato prima di tempo, lei ha dato la risposta dell'America nel 50 che, adesso lo so che dirla dopo è facile, però me l'aspettavo quasi. Ecco, ho detto una scemenza o è una riflessione che anche lei fa? Ovvero, quando scrive l'assenza di presente, di modernità, di contemporaneità, la sente anche lei? Non so che dirle, nel senso che io ho un grande amore per l'attualità, ho un grande amore per il mondo contemporaneo. Ho una grande curiosità, sono tutto fuorché, al di là del dato politico che sono fatti miei, insomma, sono tutto fuorché un conservatore e non sono un passatista, non ho nessun culto di certe tradizioni che si perdono, cioè sono un uomo di questi tempi. Però sicuramente, come dire, se lei intende che ho dei gusti d'antan, diciamo così, e che questi gusti d'antan si manifestino anche attraverso la mia narrativa, che dà conto anche di tradizioni, mondi, epoche che sono un po' in qualche modo venute meno, ma non sono poi neanche così lontani, anche che non sono ancora, grazie al cielo, così vecchio. Sì, forse questo è vero. Però le dico, allo stesso tempo, ho un immenso
interesse per il mondo che mi circonda. Anzi, vi faccio questa piccola confessione, che mia moglie ha difficoltà a portarmi appunto in quei ristoranti di cui parliamo, perché circa dopo un minuto che parliamo, la mia attenzione è completamente rapita da tutti gli altri avventori, diciamo, dei tavoli vicini. E qualche tempo fa lei si era lamentata dicendo primo, se vuoi cambia tavolo, cioè perché stai con me, e dice, poi la prossima volta vieni da solo. E ho detto no tesoro, ti sbagli, perché tu sei importante, tu mi fai da palo, perché se non ci fossi tu sembrerei una specie di maniaco. Pure quando appunto mi siedo nel giardinetto che abbiamo lì nell'Università di Roma 2, che abbiamo una specie di piccolo campus con un giardino ameno, e mi siedo appunto tra gli studenti come un maniaco e fingo di leggere Montaigne, di fumare la pipa, però in realtà sono assolutamente rapito dalle loro vite, cioè vorrei sapere tutto, vorrei essere una mosca e volare via con loro, così. Quindi capisco che il mio atteggiamento, anche devo dire forse anche il mio abbigliamento è un po' d'antan, però un enorme interesse in realtà per il contemporaneo. È vero che siccome ritengo che le cose serie che mi sono capitate tutte quando ero adolescente più o meno, e allora ho un'esigenza di tornare ossessivamente sugli anni Ottanta, però voglio migliorarmi in questo. Ok, ci sono altre domande? No, il signore. Prego. Buonasera, e così, piacere di essere qua intanto. E sentendo, e così ascoltando Stefano Ferrio e così ricevendo le informazioni sul libro, così mi così pensavo a una dimensione, che c'è una dimensione di sofferenza, no? Di sofferenza e sofferenza di famiglia, quindi famiglia è questo elemento di sofferenza che poi porterà sì anche a questo distacco, ma anche questo distacco mi pare capire questa è la chiamata ripudio, no? Da parte del figlio. E così mi sono venuto in mente, forse perché poi abbiamo anche lei ha o Stefano Ferrio ha così dato anche una dimensione del contesto, quindi ha parlato di cultura di famiglia con origini ebraiche eccetera, e ho pensato a letture fatte 30 anni fa forse un poco meno, e quindi ho pensato a Potok, diciamo, non mi ricordo se fosse Danny Leletto o La scelta di Revel, e a Philip Roth con La pastorale americana, e dove io mi è rimasto un ricordo fortissimo del contrasto fra generazioni, no? In famiglia, quindi forse che si manifestava poi in modo diverso, e le chiedevo, ecco, la domanda che facevo era se questa, diciamo, capacità di scrivere delle fragilità delle proprie famiglie, no? È una, diciamo, una caratteristica di una certa che magari è più facile in una cultura ebraica, dico ebraica per dire no, di origini, piuttosto che in altre culture, nel senso che se penso non so, uno scrittore locale, Veneto, magari è più difficile che diciamo, riporti una storia anche cruda, perché diciamo, io la sua non l'ho letta, ma
quella di Potok o di Roth è molto cruda, no? Molto, molto cruda. E ecco, mi chiedo se sia quel genere di rivelazione sia più facile per una cultura magari che ha origini come la sua, insomma. Guardi, un po' come dicevo prima a Stefano, ho sempre delle difficoltà a rispondere a domande che implicano in qualche modo delle idee generali, nel senso di una generalizzazione. E quindi la mia tentazione sarebbe quella di dirle non lo so. Però voglio invece provare a misurarmi un po' con quello che lei mi chiede. Anzitutto citandole una frase che citava Philip Roth, di un grande scrittore ebreo, mitteleuropeo, che si chiama Miloš, il quale diceva che quando nasce uno scrittore in una famiglia, quella famiglia è fottuta, proprio per dare il senso di come fondamentalmente molto spesso in un contesto ebraico la famiglia è un oggetto sia di ispirazione che di invettiva. Quindi probabilmente questa cosa c'è, se lei pensi anche ai nostri scrittori ebrei italiani, no? Pensi a Italo Svevo, pensi a Elsa Morante, pensi a Alberto Moravia, cioè pensi a Bassani, cioè questa idea della famiglia e di una famiglia in perpetuo conflitto, e pensi a Natalia Ginzburg e a tanti altri. E credo che molto derivi, non so dirle se deriva da questioni che attengono proprio all'ebraismo, che poi non conosco così bene, almeno nelle sue origini e tradizioni, da poter argomentare, ma invece parlo di una cosa un po' più esterna, cioè credo che l'ebraismo sia una religione dichiaratamente settaria, cioè sono delle enclave molto piccole e molto ermetiche. E credo che il solo modo che ci sia di emanciparsi da una storia millenaria così incombente, così impediente, così piena di regole, sia la ricetta Philip Roth, cioè quella di una grande spavalderia, quella di un modo di liberarsi con una certa violenza, con spudoratezza. Per esempio c'è questa idea della spudoratezza, no? Gli ebrei sono pieni di pruderi, un po' in questo molto simile ai cattolici, sono molto pudichi. Chi si libera da quel gioco diventa straordinariamente spudorato, esibizionista, appunto il caso di Roth in questo senso è molto evidente. Quindi forse sì, c'è una relazione, però non saprei dirle qual è. Per quanto mi riguarda, le posso dire che mia madre non ha mai letto un mio romanzo e si rifiuta. Mio padre non credo li ami molto. E so che sia per il mio primo libro, sia per questo, alcune sacche della mia famiglia che si sono sentite chiamate in causa, che si sono riconosciute, si sono parecchio incazzate. Volevo solo dire che Marco ha citato con Goffredo Parise il meno cattolico dei nostri scrittori, è probabilmente un ebreo errante, anche perché probabilmente avrà fantasticato di essere figlio di un... Sì, 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 non solo, ma Il ragazzo morto alle comete c'ha molto di ebraico e lui credo che, da quel che so, ha spesso fantasticato di essere figlio di un ebreo ed era innamorato, perché lui non ha mai saputo bene chi sia stato suo padre, ed era innamorato dell'idea di essere, un po' innamorato di essere un ebreo. Bene, credo che è stata veramente una serata incantevole e ringrazio Alessandro Piperno, ringrazio grazie il pubblico. Voi. Grazie, buonasera. Allora.
grazie a tutti.